Spero l'audio si senta, che sia a posto. Aspettiamo ancora un po', ho acceso in anticipo per dare modo di fare tutti gli aggiustamenti e cominciare alle 6 puntuali questa nuova lezione, questo incontro, per cui ancora un minutino, tanto provo e verifico le posizioni. La luce della sala. Le persone si stanno collegando, per cui prendiamo ancora un po' di tempo e poi comincio. Questa volta provo a fare diretta sia su Facebook che su Instagram e vediamo come viene, comunque sia poi tutto salvato sul mio profilo e sul mio canale di YouTube. Ancora qualche secondo. Bene, ci siamo. Buonasera e ben ritrovati a questo incontro. È il terzo che faccio e come gli altri andrà poi salvato sul mio profilo Facebook e sul mio canale YouTube che potete trovare a David Hirsch Shiatsu, per cui facile da... Ci sono anche gli altri due incontri, ogni incontro ha durata di circa un'ora. Questa volta provo a fare la diretta anche su Instagram perché so che su Facebook ci sono stati un po' di problemi di connessione o di regolarità nella trasmissione. L'Officina del Respiro, come ho detto negli altri incontri, vi consiglio, chi non l'ha visto, di andare a vedere gli altri due video che non sono conseguenziali, anche questo non è il seguito degli altri, no? Ogni volta faremo dei lavori alle volte uguali, alle volte diversi, però alcune nozioni le ho spiegate negli altri due video, per cui vi consiglio eventualmente di andare a vederli e questa volta cerco di dare anche altre informazioni. Per cui l'Officina del Respiro è un'esperienza che mi piace portare avanti, che ho iniziato per provare a mettere in condivisione con altre persone il lavoro che io porto avanti da più di 30 anni, perché il lavoro sul respiro lo faccio da quando ero atleta, da quando ho fatto varie altre esperienze. E quello che vorrei poter condividere è la presa di coscienza del nostro respiro, perché troppo spesso vedo le persone che incontro nei trattamenti Shiatsu, nei corsi anche di Shiatsu che faccio con la nostra scuola, che le persone non si accorgono del proprio respiro, cioè sopravvivono respirando. E questo è un peccato, perché noi abbiamo in mano forse quella che è la più grande risorsa del nostro corpo. Il nostro corpo ha tantissime risorse, tante qualità, ma questa è veramente la più importante e anche la più semplice da raggiungere. I motivi per cui noi da quando nasciamo disimpariamo a respirare non li sappiamo poi in realtà, ci si sono dedicati tanti psicologi, filosofi, eccetera, eccetera, fisioterapisti, psicoterapeuti, chi più ne ha più ne metta. Per cui il motivo reale poi non lo conosciamo, però è importante sapere che lavorandoci si può recuperare una buona qualità del respiro. E a cosa serve? Serve a stare meglio a 360 gradi, ad essere consapevoli che siamo noi a gestire il nostro vivere quotidiano, almeno per quanto riguarda l'aspetto fisiologico. Ho detto più volte che per imparare a respirare ci vuole tempo e pazienza, perché non è facile, perché probabilmente il motivo, come dicevo prima, per cui noi progressivamente perdiamo
una buona qualità del respiro non ci è dato saperlo, però è anche ormai chiaro che lavorando con il respiro quotidianamente, tutte le volte che ce ne ricordiamo, piano piano torniamo ad essere padroni del nostro respiro. Gli esercizi che propongo sono facili, o quasi tutti facili, propongo alcuni un po' più complessi per chi già sta seguendo questo corso da mesi nella sede della Scuola Firenze. Però non ho detto che è facile poi lavorare sul respiro, anzi, è difficile, altrimenti non avremmo perso progressivamente questa capacità. È difficile e alle volte è facile scoraggiarsi. Ecco, il consiglio che do io: non ci scoraggiamo, perché se era immediato bastava provare, no? Fare un video come questo e subito saremmo stati a posto con il nostro respiro. No, non è così. Qui si impara qualche tecnica. Poi la tecnica va fatta 5 minuti al giorno, 10 minuti al giorno, 2-3 volte al giorno, tutte le volte che me ne ricordo. Così piano piano questo lavoro entra a far parte del nostro vissuto automatico, ed è nell'automatismo che poi il respiro prende corpo e torna a farci stare meglio, torna a regalarci questa qualità di vita fondamentale che è legata alle tecniche di yoga, di chi più ne ha più ne metta. Per cui non ho detto che è facile poi respirare bene, anzi, provando, vi sarete accorti se lo avete fatto nei giorni scorsi, ci scontriamo con le problematiche legate al perché progressivamente perdiamo la capacità di respirare. Non le conosciamo, ma ci scontriamo, perché proviamo e ci accorgiamo che è difficile. Non è così semplice, no? Richiede un certo impegno. Bene, gli esercizi sono semplici perché io ci posso mettere e non mi riesce, non importa, ci provo, non mi riesce ancora, continuo a provarci e piano piano mi accorgo che qualche cosa si muove e si muove facendoci stare meglio. Ho persone che mi dicono alle volte sento l'ansia che cresce e questo è un periodo molto legato all'ansia. Ed è vero che quando io mi metto a lavorare sul diaframma, sul respiro, per abbassare il mio ritmo, per abbassare questa ansia che cresce, mi accorgo che c'è un momento in cui è l'ansia che tende a prendere il sopravvento, ma è proprio lì che io devo dire no, ce la posso fare, è possibile lavorarci. Allora insisto, insisto e ripropongo le tecniche. Nel primo incontro ho proposto una tecnica di rilassamento che a me piace molto efficace. Il secondo incontro ne ho fatto un'altra basata sul training. Ora provo un'ulteriore modalità, un'ulteriore proposta di tecnica di ingresso nel respiro, che sono tecniche che poi, per esempio, io posso fare a letto quando ho problemi a prendere sonno, posso fare in un momento in cui mi trovo in difficoltà sul lavoro, in macchina, insieme alle altre persone, quando sono a fare qualcosa di molto impegnativo. Ed è lì allora che è importante fermarsi un secondo, ascoltarsi e prendere coscienza che se voglio, posso. E ora vediamo se c'entra anche nel tempo che abbiamo a disposizione. Farò anche un esercizio di innalzamento del ritmo proprio per vedere con il respiro quanto si possa riuscire a essere noi a controllare il nostro corpo e non essere controllati dal nostro corpo, perché è lì fondamentale. Essere noi, devo fare un esame all'università, a scuola, alla maturità, quest'anno sarà un po' diversa, ma comunque è importantissimo essere coscienti che se io imparo a respirare e a dominare il respiro e questo respiro progressivamente diventa automatico, io posso controllare le mie emozioni. Non negarle, perché le emozioni non vanno negate, vanno vissute, ma è proprio se sono consapevole di saper gestire il mio respiro che io posso vivere con pienezza le mie emozioni, lasciarle esprimere senza che però mi condizionino nella condotta di vita quotidiana. Per cui ora facciamo il nostro ingresso. Come funziona? Semplicemente
abbandoniamo tutto ciò che era poco fa. Ho preso anche questi 10 minuti per parlare, per darvi tempo di collegarvi un po', sto vedendo che si aggiungono persone, e anche per staccare da quale che sia la situazione che è in questa stanza 10 minuti fa, nella stanza accanto. Siate coscienti che state entrando in una condizione diversa. Vi mettete a sedere su una sedia, su una poltrona, sul divano, schiena, busto eretto. Come sto facendo io, se siete già avvezzi a questo tipo di posizioni, e semplicemente vi accorgete e prendete atto, prendete coscienza che staccate da dove eravate prima ed entrate nel qui ed ora, nel qui ed ora e nell'ascolto del proprio corpo. Per cui ora ci prendiamo qualche secondo semplicemente per ascoltare il nostro respiro, così com'è, senza cambiarlo. Qui ora starò zitto per qualche secondo, in modo che vi do tempo nell'arco di 5 atti respiratori fatti normalmente, spontaneamente, senza cambiarli. Non è possibile, ma provateci, non li cambiate. Bene, come sono? Ampi, li ho cambiati, mi sono accorto che cambiavano in corso d'opera, non importa, appuntatelo, perché poi faremo questo lavoro e dopo torneremo ad ascoltarci, prendendo coscienza se qualche cosa è cambiato. Adesso proviamo semplicemente ad ascoltare il rumore che fa il respiro entrando dalle narici. Si inspira sempre dal naso, si espira o dal naso o dalla bocca, ma si inspira sempre dal naso. Per cui ora semplicemente socchiudiamo gli occhi e appoggiamo le mani sulle gambe, sulle cosce, come volete, in modo da tenere le spalle belle rilassate, e semplicemente ascoltiamo il rumore dell'aria che entra dalle narici. Chiusi, solo il rumore dell'aria che entra nelle narici. Non lo sento, oppure lo sento sottile sottile, lo provoco. Le respiri dove la mia attenzione è all'aria che entra dalle narici e cerco di farle fare un po' di rumore. Per cui faccio semplicemente sfregare l'aria nella gola. Non importa se sto usando termini meno tecnici, ma l'aria entra dalle narici dietro e fa rumore in gola, cioè la faccio sfregare nella gola. Provate. Riesco a sentire questo rumore, continuate a provare, voi intanto io parlo, voi concentrati, occhi chiusi, sul rumore che l'aria fa entrando nel mio corpo, per cui facendola sfregare all'interno del corpo. Dopodiché, se mi riesce a produrre questo rumore, un rumore lieve, non deve essere quasi un russare, deve essere proprio un rumore lieve, uno sfregamento. Se riesce, provo a farlo anche in espirazione. Sempre inspirando dal naso ed espirando nuovamente dal naso, a occhi chiusi, provo a far suonare sia l'inspiro che l'espiro, sempre sfregando dalla gola. Ci provo.
riuscite? Non è facile, però già il provarci è tanto. Se ci riuscite, sentite questo rumore che sfrega in ingresso e in uscita. Non deve essere sforzato, deve essere sommesso, un sussurro dell'aria che entra e che esce, e lo ascolto. E se mi riesce dare questa sequenza, aria che entra dal naso, fa rumore, aria che esce dal naso, fa rumore, mi accorgo che assomiglia al rumore del mare, il rumore del mare sulla spiaggia, la risacca, l'onda che nel mare calmissimo arriva e se ne va. Provate a visualizzarvi su una spiaggia, una bella spiaggia, comodamente seduti, sdraiati, ed ascoltare il rumore dell'aria che entra nelle narici, che esce dalle narici, e che lo confrontate col rumore della risacca del mare, il rumore dell'onda lieve che arriva e che se ne va sfregando. Vedetevi e visualizzatevi in questa situazione. Inspiro. Questo rumore che è il mio respiro è come il mare che si avvicina e poi si allontana, con dolcezza accompagna il mio respiro, inspiro, espiro. Posso aiutare con un leggero dondolio del corpo, ma della durata del respiro, io inspiro e vado un po' avanti, inspiro, torno nella posizione retta, ma proprio dolce, poco poco, proprio a seguire questo movimento del mare che si ritira e che viene verso di me. Io mi vedo su questa spiaggia, osservo il mare e sento questo rumore, il rumore del mio respiro che entra, con il rumore del mare esce, e il mio corpo che dolcemente, piacevolmente oscilla in avanti e indietro, e mi accorgo che questo il mio corpo è sempre più libero da tensioni, sempre più fluido come l'acqua che va che viene, ed è piacevolissimo lasciarsi cullare da questa risacca che va, che viene, e il mio respiro fa il rumore del mare, e il mio respiro è acqua del mare. Ora sto in silenzio, vi lascio vivere questa sensazione e ascoltare questo rumore. Se mi riesce, provo a ampliare questo rumore, a rendere più vigoroso. Non importa se lo suono dell'aria viene un po' scomposto, se non sempre riesco a fare un suono regolare, non importa, ci provo. Qui una bella ispirazione grande e poi una bella espirazione sempre dal naso, grande. Facciamo per 3 volte, inspiro. Io lo faccio dalla bocca perché sto parlando, ma voi fatelo dal naso. Inspiro.
allora proviamo a fare l'inspiro dal naso e l'espiro dalla bocca come ho fatto io. Per cui l'aria comunque sfrega, facendo rumore in ingresso dalle narici e poi uscendo dalla gola, producendo questo suono che veramente assomiglia al rumore del mare. Per cui inspiro dalle narici. Spiro dalla bocca. Sentito che sono faiolo un po' esagerato, però provate proprio a fare questo. Sfrega senza intopparsi, se si intoppa non importa. Inspiro. Aiuta dire la E, ma una E finta, una E molto diffusa, molto diluita, per cui inspiro. Continuate a provare, perché è bello se riuscite a entrare in questa dinamica e sentire il mare, il rumore del mare che entra in voi, vi accorgete come visualizzare l'acqua. Sentirvi sulla spiaggia, sentire questo rumore della risacca, delle onde, del mare che dolcemente entra dentro di voi e vi accompagna in questo lavoro, con questo rumore, progressivamente porta a una grande pace, a un grande rilassamento, un grande piacere di sentire quest'aria che entra e che esce e il vostro respiro che progressivamente si amplia. Non stiamo forzando, lo stiamo facendo vivere attraverso una. Ora introduciamo delle pause. La prima la facciamo in apnea inspiratoria, perché così siamo pieni di aria e non abbiamo problemi. E qui inspiriamo dal naso. Inspiro dal naso. Pausa. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Espiro dalla bocca. Provate anche con la. Aprendo bene la bocca, così rilasso la mandibola e aiuto a rilassare anche tutta la muscolatura del collo. Inspiro. Pausa. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Inspiro dal naso. Lascio il tempo di farlo due volte da soli con il vostro ritmo, in modo che non ve lo guido io, ma ve lo fate come vi viene più naturale. Bene, ora introduciamo la pausa in apnea espiratoria, per cui a polmoni vuoti, e lo fate per il tempo che vi riesce, senza forzare mai assolutamente. Per cui di nuovo inspiro dal naso cercando di fare un po' di rumore. Pausa. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005.
lasciate andare, cercate di ascoltarvi un attimo, sentite dove è andata tensione, se è andata, oppure se verifico che questo fatto di emettere aria dalla bocca pronunciando una specie di A mi abbia portato a rilassare davvero la mandibola. Se la mandibola si rilassa anche il collo. Se il collo si rilassa le spalle. Perché il lavoro sul diaframma? Il lavoro sul diaframma è fondamentale perché io chiamo il diaframma uno dei tre vertici del triangolo del benessere, della salute, sia fisica che mentale. Un vertice è il diaframma, l'altro è la zona cervicale e l'altra è la zona lombare. Sono collegati fisiologicamente, perché lo sono strutturalmente, e anche attraverso questa circolazione dell'energia che noi induciamo respirando correttamente. Ho spiegato più volte del diaframma, vi consiglio di andare ad ascoltare, ma il progressivamente abituare il diaframma a rilassarsi ci porta a rilassare la zona cervicale e rilassare la zona lombare. Quando c'è tensione nella zona lombare e nella zona cervicale, quasi sempre il diaframma lavora pochissimo, ci consente di sopravvivere ma non di vivere. Il nostro obiettivo è di arrivare a vivere con piacere, con coscienza, pur dovendo affrontare cose importanti e impegnative. Torniamo al lavoro sul respiro, che intanto ci siamo distratti un attimo, e utilizziamo anche il vedere cosa respira per noi. Ovviamente sono i polmoni, ma i polmoni sono degli organi inerti, da sé non potrebbero fare nulla, sono dei sacchetti sgonfi. I polmoni tirano dentro aria perché il diaframma, che è un ombrello che sta qui dentro, si contrae e scende, e la muscolatura toracica espande il torace. Questo è importante da sapere. I polmoni non sono uguali, il polmone sinistro e il polmone destro, sono diversi. Il polmone destro ha tre lobi, uno superiore, uno centrale, uno inferiore. Il polmone sinistro ne ha due, uno superiore e uno inferiore. Perché? Perché abbiamo il cuore occupa spazio, per cui prende spazio al polmone. E ora noi proviamo a portare l'attenzione del respiro ai vari lobi dei nostri polmoni, in modo da prendere coscienza attraverso la visualizzazione di come funzionano i nostri polmoni e di prendere coscienza sentendolo proprio come funziona l'espansione del polmone e la contrazione del polmone che avviene, ripeto, grazie al movimento del diaframma e della muscolatura toracica. Mettiamo la mano sinistra, vicino alla spalla destra e proviamo a portare il respiro, quando inspiro lì. Io inspiro cercando di far gonfiare solo questa parte qui. È impossibile, ve lo dico, però ci provo. L'idea, la visualizzazione, l'immaginario mi aiuta. Inspiro e sento sotto la mia mano che questa parte si gonfia. Espiro, sempre inspiro dal naso, espiro dalla bocca ora. Inspiro. Volte. Inspiro. Solo qui, Espiro. Bene. Spostiamo la mano proprio al centro, sotto il petto, qui un po' laterale, sempre a mano sinistra, fianco destro, e prova a respirare solo qui. Per cui il lobo centrale del polmone destro. Inspiro. Ovviamente viene un respiro un po' sbilenco, Espiro. Inspiro tende quasi a farmi sollevare una spalla rispetto all'altra, ma è normale perché cerco di concentrare il respiro su un polmone rispetto all'altro. Inspiro. Espiro. Facciamo altre due volte con il proprio ritmo. La parte bassa della cassa toracica, sempre alla mia destra, mano sinistra, e provo a respirare
quella parte del cuore, terzo lobo, quello più basso. Cerco proprio di spostare qui lateralmente, è complesso, però ci provo. Tensione fa tanto. Inspiro. Vedete, mi storgo un po', aiuta. Espiro. Inspiro. Espiro. In. E. Un altro paio di volte da soli. Cambiamo lato, mano destra, parte sinistra. Abbiamo detto sono due soli lobi del polmone, per cui porteremo la mano sopra il petto a sinistra e inspiro lì. Espiro. Vedete, la mia spalla sale rispetto alla destra. Espiro, quasi mi aiutasse. Inspiro. Espiro. Fatelo un paio di volte da soli con il vostro ritmo. Per cui zona bassa della cassa toracica, sempre a sinistra. E inspiro, espiro, vedete mi aiuto quasi spostando un po' il busto, inspiro, espiro, in, espiro, continuate da soli un paio di volte. Proviamo a comporre le varie zone, partendo dall'alto e scendendo verso il basso. Per cui io provo a inspirare facendo entrare l'aria nei lobi, diciamo, uno e mezzo del polmone destro e uno del polmone sinistro. Per cui inspiro allargando qua, classica respirazione petto in fuori, pancia in dentro. Proviamo. Inspiro. Espiro, vedete? Pancia chiusa e dentro, piatta, quasi a salire, e petto che si allarga, si espande. Di nuovo, inspiro. Espiro. Lo faccio vedere senza mani. Ora ci aggiungo il lavoro anche sulle spalle, per cui aggiungo questo movimento, no? In ispirazione distanzio le braccia in modo da far allargare tutta la parte alta delle spalle, sempre solo inspiro. Espiro. Quando inspiro addirittura apro e ruoto i palmi verso il soffitto, in questo modo. Inspiro. Espiro. Sento proprio la potenza di tutta questa parte alta che si espande in larghezza e in spessore. Inspiro. Espiro. Bene, ora proviamo a scendere in basso. Qui cerco di tenere ferma questa parte alta, spalle comprese, e di mandare verso terra. Anzi, mandiamolo prima verso la pancia, così abbiamo più evidenza. Mani appoggiate questa volta nella zona dell'ombelico e inspiro e espiro.
vi accorgete che il bacino ruota un po' in avanti, eh? Aiutare la pancia a esprimersi. Inspiro. Espiro. In. La faccio vedere senza mani, voi invece tenete le mani in modo da evidenziare proprio. Vedete, quasi rientra dentro quando espiro. Provate da soli un paio di volte col vostro ritmo. Mi accartoccio quasi. Mi apro tutto. E mi chiudo. Un'altra cosa interessante è che quando inspiro tutto il mio corpo si apre e quando espiro tutto il mio corpo si chiude. Ora io lo esagero, però noi esageriamolo. Inspiro. Espiro. Per cui le braccia, le mani si aprono a seguire il mio riempire tutta, questa volta torace, addome, e poi le mie tornando verso petto e ombelico per aiutare questa chiusura, anche le spalle vanno a chiudersi. Sto esagerando il gesto, eh? Per cui inspiro, espiro, chiudo, chiudo, mi accartoccio, contraggo tutto, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo, butto fuori tutta l'aria, aspetto un attimo, inspiro. Mi apro tutto, spingo l'aria a riempire tutto, mi fermo un attimo, espiro, 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 chiudo, 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 mi accartoccio, come un sacchetto di carta che si accartoccia, tutta l'aria, butto fuori tutta l'aria, e mi fermo. Inspiro. Apro, espando. Lasciate uscire normale, espiro, lasciate andare. Adesso spostiamo il respiro verso terra, per cui non più grande espansione di pancia, non più grande espansione di petto, ma aria che entra e va verso il pavimento pelvico, qui verso terra. Inspiro. Espiro. Per aiutarmi proprio spingo il bacino verso terra e spingo il capo verso il soffitto, facendo rientrare leggermente il mento e sento che la colonna si distende sia verso terra che verso il soffitto. L'abbiamo già fatta altre volte, ma è la respirazione più corretta in assoluto, quella che va a tonificare la colonna vertebrale. Inspiro. Espiro. Vedete, quando inspiro non si gonfia più la pancia, ma non perché l'aria non vada verso l'addome, l'aria va verso l'addome, il diaframma si contrae tanto, ma spinge verso terra e i muscoli addominali tengono un po', l'addome è tonico. Riproviamo, inspiro, espiro. Quando espiro non mi affloscio come cartocciavo tutto, eh? Ora, quando espiro riprendo la posizione corretta, ovvero la mia colonna vertebrale che si era allungata come una molla riprende la sua forma originaria rispettando le curve. La colonna vertebrale ha una lordosi cervicale, una cifosi dorsale, una lordosi lombare, una cifosi sacrale. Riprendo, proprio la vedo riprendere le sue forme. Proviamo un attimo. Inspiro. Fatelo un paio di volte per conto vostro, sul vostro ritmo, sentendo proprio che il bacino va verso terra, il pavimento pelvico si schiaccia a terra se siete in questa posizione e la testa va verso il soffitto. Inspiro. Espiro. E quando espiro controllo, non mi accartoccio, ripeto. Provate ancora un paio di volte.
sentite quanto lavora il diaframma, ora respirate liberi, normali, ma adesso andiamo proprio a far lavorare il diaframma e a sentirlo, perché è il muscolo che noi dobbiamo, quando serve, arrivare a controllare e farlo lavorare come vogliamo noi e non come vuole il respiro, ricordiamocelo. Qui ora faremo un paio di esercizi dove andiamo proprio a sentire il diaframma. Il tipico è la tosse, l'ho fatta già fare, ripetiamo, ma usiamo delle altre tecniche. Qui ora inspirerò, prendo aria, mi fermo un attimo in apnea inspiratoria contando 3, 4, 5 secondi e poi butto fuori l'aria in più riprese facendo una T. Praticamente appoggio la punta della lingua al palato ed emetto questo suono. Vedete il mio diaframma come si muove? Quanto? Tanto, non lo sto esagerando. Qui proviamo. Prendo aria. Fino a finirla, 3, 4, 5 espulsioni, quante? 2, quante ve ne entrano, non importa. L'importante è che sentite proprio questo colpo al diaframma. Siete voi che state gestendo il vostro diaframma, è fondamentale. Riproviamo. Inspiro. Respiro normale, non si fa consecutivo, si fa, poi si riprende aria e se vi viene una sola espirazione, non importa, l'importante è che sentite questo sussulto del diaframma, lo state usando, siete voi a gestire il vostro diaframma, una presa di coscienza importantissima. Proviamo un'altra volta, l'ultima, poi lo fate da soli a casa nei prossimi giorni. Inspiro. Respiro, libero. Intanto vi spiego il prossimo esercizio, che è simile, però invece della T faremo la P, una P molto aperta, è una P, sempre P, il diaframma, vedete, entra in modo diverso, con la T sale verso l'alto e sussulta, con la P entra verso l'interno. Qui lo stiamo allenando come un muscolo, come io faccio i bicipiti, come faccio le spinte. Qui uguale, stiamo allenando il nostro diaframma a fare ciò che vogliamo noi, come vogliamo noi. Proviamo. Stesso lavoro, solo con la P. Forse riuscite a farne meno di prima di atti, ma non importa. Anch'io perché si butta fuori tantissima aria contemporaneamente, ma il diaframma lavora in modo diverso, per cui anche uno va benissimo. Riproviamo. Inspiro. Due, ma uno è già più che sufficiente. Proviamo l'ultima volta. Se ci siete riusciti bene, se non ci siete riusciti bene uguale, però ci abbiamo provato. Esercitatevi nei prossimi giorni. Facciamo un ultimo esercizio di stimolo sempre sul diaframma, poi andremo a lavorare in piedi su un po' di stimolazione energetica dei meridiani, dei punti, delle zone di medicina cinese. Ultimo esercizio è questo. Ve lo faccio vedere, l'abbiamo già provato, è più forse forte, ma anche questo è importante perché prendo aria. Butto fuori tutta l'aria, mi fermo in apnea espiratoria, per cui vuoto i polmoni, vuoto tutto, contratto l'addome, e poi faccio andare su e giù il diaframma. Ok? Ve lo faccio vedere, non posso parlare mentre lo faccio perché chiaramente sono senza aria. Ve lo faccio vedere e lo proviamo insieme. Inspiro.
questo sussulto, è proprio per lavorare diaframma vuoto, non introduce aria. Riproviamo, inspiro, espiro. Vi ho fatto vedere tre esercizi importantissimi, difficili rispetto agli altri che sono facili. Questi sono difficili, per cui non vi preoccupate se non vi vengono, ma di grande lavoro sul diaframma. Ora andiamo con le dita a cercare di entrare sotto la cassa toracica per voler raggiungere il diaframma. È possibile, ve lo dico, però cerco di entrare proprio con le dita sotto per prendere coscienza dello spazio che c'è tra cassa toracica e la cupola diaframmatica, che non raggiungo, però per rendersi conto di dov'è, è là sotto, qua, sopra, anzi, non sotto, è attaccata, qui il processo che si può vedere, gira tutto qua dietro il diaframma e si attacca dietro la colonna vertebrale. Qui, volendo provare a entrare, non ci arrivo, però è anche qui una presa di coscienza di come siamo fatti noi strutturalmente. Bene, cambiamo lavoro e ci dedichiamo una decina di minuti alla mobilità, per cui ci portiamo. Chi può e chi era seduto in terra come me in Seiza, questa posizione corretta, tipica della cultura giapponese. Da questa posizione appoggiamo le mani a terra, chi è su una sedia ovviamente lentamente si alza in piedi, molto lentamente. Andrò a puntare i piedi dietro, mi siedo sui talloni. Da questa posizione sollevo le ginocchia da terra in modo di avere le cosce parallele al pavimento e i piedi con le dita puntate e mantenendo le ginocchia flesse porto il bacino verso l'alto e molto lentamente vado a srotolare la colonna vertebrale vertebra dopo vertebra fino ad arrivare alla posizione eretta lentamente perché abbiamo lavorato con molto ossigeno, abbiamo ossigenato, per cui rischiamo altrimenti che ci gira la testa. Se ci gira la testa, ci fermiamo un attimo, ci sgranchiamo, ci muoviamo e subito rientriamo nel nostro equilibrio. Intanto sistemiamo la posizione retta, per cui i piedi sono paralleli, larghezza delle ali, ginocchia morbide, ve lo dico sempre, il bacino appoggiato sulle gambe, le braccia sono appese al busto, il mento è leggermente rientrato in modo da non avere questo atteggiamento in avanti, ma questo atteggiamento leggermente rientrato indietro. In questa posizione qui sistemiamo la respirazione, però la lasciamo andare libera, profonda, ampia, ma senza forzarla e semplicemente sosteniamo un gomito e ci andiamo a massaggiare la zona alta delle scapole e dei trapezi. Proprio ci massaggiamo con vigore, sono le vostre di spalle, usate tutto il necessario e sentite anche muovendo la spalla quanto c'è bisogno di andare a sciogliere. Spesso queste zone qui sono sempre contratte, sia perché respiriamo male, sia perché siamo tesi, sia perché abbiamo un atteggiamento posturale del capo spesso rivolto in avanti, molto spesso per problemi di vista. Siamo davanti a un computer, a uno schermo e siamo portati ad avvicinare la testa allo schermo. Questo mette in tensione tutta la zona delle spalle, per cui massaggio, ruoto la spalla indietro e me la massaggio, cambio parte, l'altra parte, massaggio e ruoto, massaggio e ruoto, in modo da aprire la spalla indietro e massaggiare la zona alta delle scapole. Mi sostengo il gomito in modo da non sforzare troppo l'articolazione della spalla dall'altra parte. Lasciamo scendere le braccia, portiamo lungo i fianchi e inspirando ruotiamo le spalle indietro, proprio volendo fare petto in fuori, no? Qui inspiro, ruoto indietro, espiro, ruoto le braccia e le spalle in avanti per tre volte. Inspiro, apro e ruoto indietro, espiro, apro e ruoto in avanti. Ultima volta, inspiro, espiro. Bene,
andiamo a massaggiarci tutta la zona laterale del collo, sternocleidomastoideo, morbida le ginocchia, e con le dita vado proprio a massaggiare questa zona che è direttamente legata alla zona che abbiamo massaggiato prima, per cui stiamo sciogliendo due gruppi muscolari collegati che sono importanti. Andiamo anche dietro, tutta la zona ai margini della rachide cervicale, per cui della colonna vertebrale, e massaggiamo, massaggiamo con vigore. Sappiamo quanto possiamo andare, ci conosciamo il nostro corpo e andiamo stimolando. Proprio a prendere con tutta la mano, a massaggiare bene, attenzione a davanti che c'è le zone più delicate, e attenzione se sentite dei linfonodi un po' ingrossati, gonfi, di non andare a massaggiarli, quelli vanno lasciati fare perché stanno facendo un loro lavoro, per cui se avete linfonodi ingrossati non li massaggiate. Massaggio, poi lascio cadere le braccia, porto le spalle verso le orecchie, inspirando, espirando, cade. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ok, ora pugni e ci percuotiamo il petto, anche questa è tutta muscolatura collegata alla tensione delle spalle, per cui ci percuotiamo il petto, mentre ci percuotiamo il petto è fuori, lo evidenziamo e ce lo percuotiamo. Intanto respiriamo con la pancia, giù basso, ginocchia morbide, sentite quante cose bisogna fare. Morbide le ginocchia, mi percuoto il petto, petto in fuori e respiro con la pancia. Se ci riuscite siete bravissimi. Io non ci riesco, però ci sto provando. Inspiro, espiro. E siccome abbiamo stimolato questa parte alta, andiamo a stimolare la parte della zona lombare. Sempre. Questa volta sono messe a pugno, polsi morbidi, il pugno non è serrato. Scendiamo anche sui glutei, mi percuoto i glutei. E intanto il mio respiro è ampio, basso, profondo, ginocchia morbide. Giro davanti, inizio con i pugni a percuotermi l'addome, disegno un bel cerchio ampio in senso orario, rispettando quella che è la peristalsi intestinale, e vado a percuotere tutta la periferia esterna dell'addome, poi un cerchio un po' più interno, un altro cerchio un po' più interno, mi fermo al centro, torno all'esterno, e continuo. Inspiro ruotando indietro le spalle, espiro tornando avanti, circonduzione delle spalle, inspiro, espiro tre volte. Bene, vi avevo detto che provavo a far fare un esercizio di controllo del respiro, vediamo come ci riusciamo. Praticamente cominciamo a marciare sul posto, con vigore, Attenzione se c'è persone sotto, se è piano elevato, ma cerco di marciare, aumentare il ritmo, aumento il ritmo, non importa magari che pestate duro a terra, io lo faccio per abitudine, l'importante è aumentare il ritmo, marcio, marcio, aumento il ritmo, aumento il ritmo. Veloci, veloci. Arrivo a correre sul posto, tiro sulle ginocchia, sulle ginocchia, sulle ginocchia, sul posto, su, veloci, 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 e mi fermo e ascolto il respiro, non è lui il padrone, sono io, inspiro ampio, mi fermo in apnea espiratoria, espiro ampio, di nuovo, inspiro ampio, non è un respiro qua su, è un respiro qua giù, lo spingo in terra, apnea espiratoria, espiro lentamente. Più è lento, più ossigeno scambia con gli alveoli polmonari
e più sfrutto l'aria che introduco, per cui inspiro lentamente, si amplia tutto, mi fermo in apnea, polmoni pieni, espiro. Vedete che se riesco a farlo, ora l'ho fatto brevissimo, se riesco a farlo sono io padrone del respiro e sfrutto l'aria che introduco per la quantità di ossigeno che ha a disposizione. Se io vado in affanno, faccio tanti respiri veloci, introduco la stessa quantità di aria ma il mio ritmo è altissimo e vado in affanno, sono succube del respiro, è lui che gestisce, non io, devo essere io a gestire il respiro, sfruttando il diaframma. In questi casi la volontà nel gestire il diaframma è fondamentale, per cui sarò io che inspiro e faccio entrare tanta aria, poi non la butto subito fuori perché ce n'è di ossigeno in quell'aria, mi fermo in apnea inspiratoria, scambio tanto ossigeno con il sangue e poi l'accompagno a uscire lentamente, lentamente l'accompagno. Vi accorgete che nel giro di pochissimo, ora non eravamo in affanno perché è stata brevissima, provate a farlo poi continuando a marciare, a correre sul posto per qualche minuto per portare proprio sulle pulsazioni, controllate magari anche le pulsazioni, ormai tutti hanno un cardiofrequenzimetro, hanno gli orologi che misurano tutto, e vedete, sfidatevi a portare le pulsazioni a tornare regolari nel minor tempo possibile. E vi accorgerete che facendo una controllata, ampia, profonda, con una bella pausa apnea inspiratoria, il ritmo cardiaco e di conseguenza circolazione sanguigna si riduce molto rapidamente, i tempi di recupero si riducono notevolmente perché io sfrutto l'aria che respiro, non vado in affanno e sono a rincorrere l'aria che mi manca. Questo è fondamentale ed è un ottimo risultato se riusciamo a raggiungerlo nell'arco di qualche settimana, qualche mese, lavorandoci sopra tutti i giorni. Ok? Vi do un appuntamento diverso perché sabato mattina alle 12 volevo proporre un lavoro di training. Forse sarà più breve, non lo so, è un lavoro che io faccio normalmente a lezione la mattina quando faccio risveglio per comprendere quanto il nostro corpo può essere rigido, fluido, piccolo, grande, per prendere coscienza del nostro corpo, per capire in un modo un po' diverso, magari anche divertente, come siamo fatti. Per cui appuntamento a sabato mattina alle 11 e poi mercoledì prossimo alle 18 per un'altra lezione insieme, se vi va. Ovviamente salverò tutto sul mio canale YouTube. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti.